ascolto, qui è Radio Olimpo che vi parla, il microfono Ebe, la copiera degli dèi. Salve ragazzi, come va laggiù? Tutto bene? Nessuna novità? Da noi invece quassù, come avverte del resto il calendario, Giove festeggia il suo trimillenario cercando in terra un rendezvous amoroso. E il povero Mercurio, che detto tra parentesi è il mio sposo, è costretto ad andare sulla terra a trovare la donna della prossima avventura. Mercurio, degno servo del padrone, è pronto alla missione, già prevedendo un bis di anfitrione. Qualsiasi, fate voi. Nella casa sinistra al primo piano vive lo sposo, giovane e valoroso, che in politica certo andrà lontano. A pian terreno c'è la sartoria che confeziona l'abito per Lia, la giovane sposina che abita lassù, nell'altra casa. E sotto a lei c'è la pasticceria, dove un maestro di ghiottoneria fa la torta nuziale. Per soffio di magia comincia l'avventura musicale. Via! Signora, a un momento, il dottor Santori è ancora in bagno. Momento, prego. Ma come, sei ancora qui? Parto a mezzogiorno, è la zia. Pronto, zietta? Oh, grazie per il regalo. Sì, l'ho gradito moltissimo. 12 cucchiaini d'argento a me e a Lia serviranno. Serviranno, te l'assicuro. Ciao, zietta, a più tardi, ciao. Vai, vai, vai pure. Vado. Sì, un momento, prego. Dottore, per lei. Ah. Eccellenza, ho ricevuto proprio in questo momento il suo regalo. No, non dica così. Davvero, eccellenza, non ci aveva pensato nessuno. 12 cucchiaini d'argento, sì. A me e a Lia faranno veramente comodo. Grazie, eccellenza, grazie. Bene. Scusi, ecco. Lia, Lia,
moglie. Signor marito. Com'hai dormito? Molto bene. Io invece purtroppo no. Emozionato? Imbarazzato. E tu tesoro? T'assicuro proprio no. Signora sposa, su dobbiamo andare. A fare cosa? È semplice, a sposare. Tra pochi istanti tu mi dici di sì. Ho il cuore in paradiso. Tutta la vita noi vivremo così. Ho il cuore in paradiso. A tu per tu. Fantastichiamo nel cielo blu. Scarabocchiamo, amo, fiori d'arancio per un sogno d'amor. Ho il cuore in paradiso, oggi mi sento milionario perché ho il cuore in paradiso. Tutte le cose sono spine per me. Ho il cuore in paradiso, verso il domani. Ci incamminiamo, le mani in mano, ci ripetiamo, amo, aria di festa, giorno in tenicolo, ho il cuore in paradiso e sento il paradiso in cuore. Fotografia, altrimenti la storia non ha inizio. Lampo per Giove! Ecco la foto, Giove! L'incarico eseguito! Vediamo. Bella, ma sei sicuro che sia fedele al marito? Vuoi la prova migliore della sua fedeltà? Si è sposata solamente 5 minuti fa. Bravo, Mercurio! E il piano da mettere in azione? Divino quello solito, il piano anfitrione. Ma se debba assumere l'aspetto del marito, è bene che io lo veda. Il signore è servito? Sì, va bene, non c'è male. Niente di straordinario. E tu cosa farai? Sarò il suo segretario. Ah. Sì, ma con quale scusa allontanerai il marito? Comanderò un comizio, ordine del partito. E allora su, precedimi nel posto che tu sai. Io resto a trasformarmi. Cominceranno i guai! Padre Giove in doppio petto, moderno frugoletto, voilà, c'est moi! Padre Giove in doppio petto, mutevole d'aspetto, parbleu, sono me! Per sfuggire Junon, inventai la façon di molteplici trasformazioni, per trovarvi con lei e beffarvi di lui, ok? Che prego di lui, quella tale pioggia d'oro che cadde di straforo, olè, ero me. E quel diavolo d'un cigno che a Leda fu benigno, me oui, ero me. Ma Giunone però questo trucco sfruttò e ogni volta che mi fa cocu, poi mi dice, credevo fossi tu. Sì, signore, sì, l'ammetto, quel tal Giove in doppio petto, tutto fuoco e tutto brio, sono io. Quell'amante micidiale che ogni duo matrimoniale prima o poi trasforma in trio, quel maialetto sono io. Sa, signora, che le dico, quel signore, quel suo amico che sussurra, amore mio, non se ne accorta, no? Sempre io. E quel tale a lei vicino che da un po' le fa il piedino e continua il lavorio, lo smagliacalze, sono io. Rubi rosa, quel drittone che le donne sottopone a un continuo logorio,
guardino le nari. Sono io. E quel tale che cammina con al fianco Marilina, con quel po' di dondolio. Porca miseria, non sono io. Però sono Giovin doppio petto, signore di Scoletto, voilà, sono qua. Ed ingrato il mio brevetto, qualunque trabocchetto, voilà, riuscirà. Al confronto con me, Don Giovanni è un lacchè, Casanova è solo un gigolo. Sono Giove e lo dimostrerò. Tesori. Oh, Giove, cosa fai? Bye bye, ragazze mie, al ritorno v'aspetto. Comincia l'avventura di Giovin doppio petto. Lasciatemi tranquillo, m'hanno chiamato, vado, io sono l'uomo squillo, la terra mi desidera, Mercurio già sta là, se non partissi anch'io sarebbe una viltà. Amore, amore, ecco, senti se va bene, eh? Permesso di 3 ore per recarsi in località Vallechiana per importanti motivi politici, rilasciato al signor Pussi Pussi dal suo comandante supremo, signora Pissi Pissi. E se il soldato Pussi Pussi dovesse tornare con mezz'ora di ritardo? Come degna punizione va a finire alla prigione. Sta tranquilla, t'assicuro che tornerò mezz'ora prima. Ecco, bravo, perché tu sai che la tua Pissi non può stare tanto tempo senza giocare. Anzi, amore, senti. No. Ma senti. Ti ho già detto di no. Tu sai che io sono attaccato alle tradizioni di famiglia. Ogni nuova sposa deve partecipare al ballo dei contadini. Prima di te l'hanno fatto mia nonna, mia madre, mia sorella, quindi... Agli ordini, signor soldato! Riposo, mio comandante, attenti, rompete le righe! Ciao, tesoro! Tanto io prendo gli appunti qui per il discorso. Sì. E mi raccomando, fatti onore, eh? Ciao, ciao! Oh, buongiorno, Salviotti! Buongiorno, signora! Ma come, già tornato? E beh, capirai, in una giornata come questa... Buongiorno! Buongiorno! Dottore, dottore, c'è la macchina pronta. Bene, ah, sei tu? Sì, signore. Tutta colpa tua. Oh, bella, perché? Se eri più pronta a trovare una scusa quando ti hanno telefonato, non sarei stato costretto a interrompere la mia luna di miele per andare a fare il discorso. Vabbè, andiamo, per 3 ore solamente di sacrificio. E poi come potevo rispondere di no a sua eccellenza in persona? Beh, hai ragione pure tu. Speriamo che il mio sacrificio sia gradito da qualcuno che sta molto in alto. Tu mi capisci, vero? E chi meglio di me, dottore? Mi auguro che un giorno o l'altro, anche per me, spunti qualche cosa. Ne sono certissimo, dottore. Grazie. Prego, ciao, dottore. Andrea. Arrivederla. Ah, mi raccomando, guarda che mia moglie partecipi alla festa dei contadini. Stia tranquillo, dottore. Sai, bambina com'è, non vorrei che... Stia tranquillo. Arrivederci, dottore. Arrivederci, dottore. Giove, Giove, dove sei? Giove, potente Giove, pazienta ancora un po'. Lascia che la piccina sacrifichi prima a Bacco per essere dopo più degna di te. Siamo d'accordo, Giove? Thank you.
cose. E il mambo va a canal, ogliole, c'è pacco che gongola. Vendemi un tasson di mambo, ogliole, ogliole. Nel mambo di Grappoli sai che c'è, c'è un briciolo di sol, ogliole. Ragazzi svegliatevi, vendemi un tasson di mambo, ogliole. È domenica in ogni cuore. Giove che non arriva, ma aveva detto alle 4 precise scenderò sulla terra. Giove! Mercurio! Sei qua, sono qua. Illala! Padre Giove, sono qua. Caspita, ma che cosa è successo, padre Giove? Una disgrazia. Ma no! Ma sì, sopra queste regioni, in seguito a richieste, profusi lampi e tuoni. Ma poi per distrazione, vecchio difetto mio, in mezzo al temporale, ci sono finito io. Eolo poi, che nulla aveva capito, sbaglio i venti e sul tetto sono finito. Eh no, padre Giove, no, qui è meglio tornare su subito. Perché? Ho combinato qualche pasticcio. Ma non senti come parli? Come sull'Olimpo. Inversi. Ma è proprio questo quello che non va. Ma andiamo, ma non siamo mica più ai tempi di Anfitrione. Questi ti riconoscono subito. Sì. Come no? E allora guarda. Minerva, sdivinizzami. Padre Giove, ma sei sicuro di essere diventato un comune mortale? Non so come siano i comuni mortali, comunque mi sento ben diverso. Aspetta, facciamo la prova. Prestami 1000 lire. Prestami 1000 lire. Tu sei scemo in questa zona, bambino. Sì, ma tutti gli uomini. Le donne. Dove sono le donne? Calma, le donne. Calma, calma, padre Giove. Prima devo essere sicuro che tu sia al corrente dei fatti di tutti gli uomini. Ma io so tutto. So tutto, sono Giove. Poi dimmi, guarda, sono o non sono il dottor Santori? Identico, perfetto, stai tranquillo. Senti, padre Giove, tu adesso stai qua. Io vado dalla signora Santori. Dalla moglie del... Le vado a dire che suo marito ha fatto finta di partire. Così ti preparo il terreno. Poi arrivo io, lei crede che io sia quell'altro e faccio l'inaugurazione. Però mi raccomando, adelante, Giove. Sì, lo so, sono in rodaggio. Muoviti, vado, fila. Vado, fila. Addio, dottor Santori. Ciao, ragioniere. Ma che bella la terra. Adesso sì che capisco i marziani. La ninfa terrena. Ninfa di passaggio. Quasi quasi tolgo il diaframma. Piccola, si può sapere il tuo nome?
Marianna. Marianna, quanto è bello. Amore bucolico. Visto che sei così sola, posso accompagnarti? Meglio sola che male accompagnata. Com'è scontrosa la rusticanella. Ma io dicevo così per dire, per fare quattro chiacchiere. Le chiacchiere non fanno farina, la parola è d'argento, ma il silenzio è d'oro. Chi molto dice, poco pensa. Ma allora, ninfagreste, tu sai parlare solo a proverbi? I proverbi sono la saggezza del contadino. Ma che te ne fai di tutta questa saggezza? Vieni qui, figlia di Iorio, voglio rubarti un bacio. Già, e poi l'appetito viene mangiando. E io non mangio da 3000 anni. Ah, ma se la metti su questo tono sai cosa ti dico, bambola? In fatto di proverbi sono un drago anch'io. Volere, potere, bocca baciata, non perde avventura. Dammi un bacio. Il bacio è peccato. Peccato non darlo. E poi chi non ha peccati scagli la prima pietra. Ma io sono una bambina, mentre tu invece... Gallina vecchia fa buon brodo. Vieni qui. Ma non mi stringere così. L'unione fa la forza. Se non mi lasci... ti do un morso. Mors tua, vita mea. Oh, tesoro. No, ti prego, no. Devo andare subito a casa. Sono venuta qui per raccogliere questo cesto di pere e portarla a casa, alla mamma. Le pere, alla mamma. Tu che li sai tutti i proverbi, lo sai o non lo sai? Cosa? Quanto è buono il ba, quanto è buono il ba, quanto è buono il bacio con le pere. Si va bene ma, si va bene ma, è una cosa che conviene tacere. Tutti ormai lo sanno, tutti ormai lo sanno, da Costantinopoli al sestiere. Si va bene ma, si va bene ma, solo il contadino non lo sa. Tu dammi un bacio e son prontissimo persino a non dire niente al contadino. Porto il mio segreto fino in fondo e ti rispondo di no. Basta solo un amore, basta solo un bacio per sapere. Tu non lo saprai, non lo scoprirai ed inutilmente chiederai. Quante vuole il bacio con le pere? Dice Cirana Rossana, ma poi che cos'è un bacio? È un petit frisson, una sensazione, tanto se si va, se si va, se si va, se si va. Questo dimostra che allora tu sai che cos'è un bacio. So tutto, bambino. Se lo sai da te, spiegami perché, lo domandi a me. Perché, perché? Perché, perché? Te lo dirò. T'ascolterò. Intorno al bacio c'è un mistero che non so. Quanto è buono il ba, quanto è buono il ba, quanto è buono il bacio con le pere. Ed il contadin, prima o dopo lo dovrà sapere. Chi lo sa però, chi lo sa però, se la cosa gli farà piacere. Fammelo provare, fammelo assaggiare, e decideremo sul da fare. Io vorrei tanto accontentare il contadino, ma non ho più pere nel cestino. L'albero è stracarico, tesoro, son pere bacia milioni. Quanto è buono il ba, quanto è buono il ba, quanto è buono il bacio con le pere. Io te lo darò se mi giurerai che tu al contadino non dirai. Quanto è buono il bacio con le pere. Ma guarda un po' che brutti scherzi fa il destino, lì ci sta spiando un contadino. Ma per evitare questo guaio, qui c'è un pagliaio, andiamo. Quante buoni va, e quante buoni va, quante buoni il bacio con le pere. Ma la verità, con sincerità, è semplicemente questa qua. E tanto buoni il bacio, anche senza pere. Bacio, pere, bacio, le pere, le pere. Giove sta facendo le prove per portare la strage negli Alcove, la notizia sulle ali di un ciclone arriva da Giunone, la quale, poverina, per sentirsi più ok, si allena stamattina nella grande palestra di Dei. Giunone, una notizia orribile, tremenda! E parla! Ma qui sentono! Via, via tutti! Avanti, parla! Giove? Che ha fatto? Si è squagliato. E dove è andato? In terra. Ma che fare? È scappato insieme a Mercurio. Ho paura che Giove vada dietro a qualche nuova avventura. Proprio la stessa cosa che mi ha detto Vulcano. Perché? L'ha già saputo? Lo sanno già tutti quassù. Benone, d'altra parte dovevo prevederlo. La moglie, come al solito, è l'ultima a saperlo. Ma chi lo dici?
E il nome della donna ti è noto? Sicuro. Mercurio a casa ha lasciato la foto. Una sposina, giovane. E Giove ha stabilito di arrivare al traguardo prima ancora del marito. Ma guarda che cretino. A 3000 anni e ancora ha la pretesa di fare il Don Giovanni. Roba che se parlassi... Dimmi, dimmi, regina. Sì, proprio a te lo dico che sei la gazzettina. Prepara le valigie. Giunone, dove andremo? Intanto scendo in terra. Poi lì decideremo. Se questo tradimento ancora non gli è riuscito, non gli riesce più. Avanti sulla terra! Il quarto round ha inizio. La signora ha chiamato. Ah, Ines, per cortesia, avvisami quando torna mio marito, eh? Senz'altro, signora. Grazie. Ma, signora, il signore è qui, sta arrivando. Davvero? Vai pure, Ines. Che scorpacciata di pere. Dov'è mia moglie? Tesoro? Bambina? Amore? Boom! Chi è? E chi vuoi che sia? Sono io, la tua mogliettina. La mogliettina del suo Pusci Pusci Shanto. Pusci Pusci. E io sono la tua? La mia? La tua Pissi Pissi. La tua Pissi Pissi felice che tu sia riuscita ad evitare quella noiosissima inaugurazione. Veramente mi aspettava qui una ben altra inaugurazione. Amore, amore, ma perché fai tutte quelle facce strane? Sembra la prima volta che mi vedi. Infatti, da quando siamo marito e moglie. Ah, tesoro, ma questo non deve cambiare nulla. Noi dobbiamo continuare a fare come quando eravamo fidanzati. Un po' poco, no? Vitti, oh, amore, dimmi. Fai contenta la tua mogliettina? Sono qui. Giochiamo! Veramente il motivo della mia presenza è un altro. Dai, 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 a che gioco giochiamo? Al dottore, all'ammalato. Ma io sto benissimo. Lo dici tu, bambina, hai la febbre, ci vuole un letto. Un letto e un dottore. E siccome il dottore sono io, voglio visitarti. Andiamo di là. Oh, no, tesoro, questo gioco non mi piace. Facciamone un altro. Ne so uno magnifico. Quale? Andiamo di là. Oh, no. Tesoro, fai il gatto. Il gatto. Il gatto. Io devo fare il gatto. Sì, dai. Il gatto. Amore, ti prego che lo fai tanto bene. Lo dicono anche le mie amiche, sai? Come Pussy fa il gatto, non lo sa fare nessun altro. Ma guarda che razza di marito è andata a sposarsi questa qua. Amore, fai il gatto, ti prego. Fare il gatto, fare il gatto. Miau. Oh, no, tesoro. Ma guarda se un uomo di 3000 anni deve fare il gatto. No, no, amore, non così. Devi metterti giù a quattro zampe e poi con la manina fai la codina, così. Ma pensa che per divertirti devo fare il gatto. Dai, 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 dai. Fare il gatto. Sì. Come lo vuoi, d'angora? Sì. Ma questa è semi-infermità mentale, bambina. Mio tesoro, non riesco a capire che cos'hai stasera. Ma ti sembra questa la serata da dover fare il gatto? Ma certo, è così facile, basta un po' d'entusiasmo. Guarda, guarda come si fa, guarda. Matta. Pussy, Pussy, io sono la tua amicetta. Corrimi appresso. Oh. Adesso ti prendo, ti mordo. E poi? Andiamo di là. Oh, no. Due gatti che fanno così non sono due gatti marito e moglie. No. Sono due gatti amanti. Ho trovato. Sì? Giochiamo agli amanti. Oh, che bello, come si fa? Va sul divano, ti faccio sì. vedere. Ecco. Così? Tu sei discinta. Mm-hmm. Sei discinta come una folle baccante. Sì? Arrivo innamorato, così. Ti prendo. Ti bacio, amore. Amore mio. Oddio, mio marito. L'armadio! Ci sei cascato, ci sei cascato. Ma tesoro, è logico che nel gioco degli amanti a un dato momento arrivi il marito, no? Nella mia situazione, no. Senti il cuore. Tesoro, come sei esagerato. Non credevo che ti fosse così difficile fare l'amante. Che ne so, con te pure è difficile fare il marito. Ah, sì, perché tu sei di quelli che dicono che è più difficile fare il marito? In quanto a questo... Sì, perché è facile fare la moglie. Ma che vuoi mettere? Vuoi mettere che? 4.895 milioni di uomini sostengono che è più difficile fare il marito, ricordo. 4.898 milioni di donne sostengono il contrario. Sì. No. A questo punto, signori, è fatale in ogni film musicale che si rispetti dover sopportare
tre o quattro duetti. Per questo siamo qua e un duetto coniugale presentiamo. Mio tesoro, vieni, cantiamo. Com'è difficile il mestiere di marito. Ma è più difficile il mestiere della moglie. La casa è tutta sulle spalle a me. Ti rincresce spiegarmi il perché. Sono io che porto lo stipendio a fine mese. Ma sono io che ci sto dentro con le spese. Chi porta i pantaloni sono me. Ah, ma li porti stirati da me. Vorrei veder te alzarti presto e andare a lavorare. Vorrei veder te coi piatti da lavar ed asciugare. Ci dici niente per tua madre a casa mia. Ed io non sto con tua sorella che è un'arpia. Ed io sopporto i tuoi budini, sopporto i defilè, sopporto i cagnolini. Sopporta ciò che vuoi ma ciò non toglie che è più difficile il mestiere della moglie. Com'è difficile il mestiere della moglie? È più difficile il mestiere di marito. I pavimenti devo lucida. Poi sui pattini io devo girare. Ti sembra niente sopportarti quando russi? E tu allora che mi chiami Pussi Pussi? Tu butti sembra Terry Mozzico. Guarda qui come attacchi i bottoni. Vorrei veder te cucire e rammendare i tuoi calzini. Vorrei veder te se mi mettessi anch'io i bigudì. Ma tu per caso stai mutande in ciabatte? Tu mi regali le più orribili cravatte. E io sopporto il tuo globino, sopporto il tuo buffo, sopporto il bagherino. E io sopporto te, perché hai capito che è più difficile il mestiere di marito. Vorrei veder te in clinica per far un bel bebè. Vorrei veder te di fuori a passeggiare avanti a Andrè. E a me che tocca di fasciarlo e rifasciarlo. Ma tocca a me tutta la notte spupazzarlo. E poi verranno i fratellini. Verranno i quei quei quei. Verranno i fratellini. E venga ciò che vuoi, ma in verità sarà difficile, ma sei piacevole. Il mestiere di papà e mamma. Il telefono, amore. Chi sussurra? Cara, conosciamo un certo onorevole Pierazzi. Come no, rispondi? Ah già, Pierazzi. Pronto, onorevole. Come? L'inaugurazione? No, non è ancora stata fatta, ma ci manca poco. L'inaugurazione. Dico, onorevole, il discorso? Prima dell'inaugurazione devo fare il discorso. Oh, questa poi, prima ti devo fare il discorso. Cittadina! Oh. Che c'è, tesoro? Sì, onorevole. Mi sta parlando di una certa inaugurazione. Vuoi che parli io? Onorevole, la mia signora desidera salutarla. Ossequi. Pronto? Sì, sono la moglie. Come no, stia tranquillo, onorevole. Mio marito sarà sul posto. Ma certo, arrivederci. Quale posto? A Vallechiana, tesoro, a fare il discorso che non hai voluto fare. Anzi, amore, facciamo così, vengo anch'io con te. Così ci trovi quell'altro. Quale altro? Quell'altro, l'altro me stesso, cioè l'uomo politico che non può presentarsi a fare un discorso accompagnato dalla moglie che gli fa da baglio. Ah, sì, è vero, amore, quando hai ragione, hai veramente ragione. Allora non vieni? No, 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 per venire vengo. Solamente scenderò un chilometro prima del paese e aspetterò che tu abbia finito il discorso. Ma veramente, proprio adesso? Oh, sì, amore, tu lo... No, 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 amore, tu lo sai meglio di me. Prima il dovere. È questo che voglio fare. Ciao, onorevole Pussi. Ciao. Ciao. Ciao, amore. Oh, questi onorevoli. Mercurio, proprio te cercavo. Ah, sei tu. Vuoi sapere quello che mi sta succedendo? Ho sentito tutto, ero lì dietro la vetrata. E allora? E allora vai a Vallechiana, fai un bel discorso. Sì, e ci trovi il vero marito. E che Giove sono, non sono il dio dei furbi. Il vero marito non ce lo potrei trovare. Gli ho fatto forare tutte le gomme della macchina. Tu il dio degli imbecilli sei. Perché? Ecco perché hanno telefonato. Se quella arrivava in tempo, il discorso se lo faceva lui. Ho combinato un bel pasticcio. Già. E adesso come farai a fare il discorso? No, il discorso è il meno. Basta promettere alle masse. Sì, vabbè, ma cosa dirai? Lascia fare a me. Oggi mi sento più che mai Giove in doppio petto. Sì, vedrai. Grazie. Dottore, permette che le presenti mia nipote, madrina del nuovo camion. Onoratissima. Niente male. Oh, Miss Minniver, addetta stampa all'ambasciata americana in rappresentanza dell'ambasciatrice. Lei rappresenta l'ambasciatrice americana? Sì. Allora sarebbe come dire la Edison. Edison io, perché? Rappresenta la luce. La signora Forti addetta ai lavori pubblici. La signora Forti addetta ai lavori pubblici? Sì. Oh, parlerò a Roma. Lei sarà trasferita ai lavori privati. Oh, grazie del suo interessamento.
Ed ecco la nostra direttrice didattica, la signorina Fericiani, con una rappresentanza di alunni. Signorina? Signor dottore. La signorina Fericiani ha anche una nota scrittrice. Lei scrive? Sì. Strana coincidenza. Perché? Io leggo. Che bei pupi, tutti i suoi. Oh, no, sono miei alunni. I primi della classe. Prego? I primi della classe. Potevate portare anche i secondi? Perché? Gli facevamo fare la rivincita. Signorina, la prego. Voglio concedermi l'ambito onore di passare in rassegna il corpo schierato dei nostri vigili. Corpo... di Pisa? Vivo, Lo credo bene. Si informi meglio. Prego, prego. Chi è questo energumeno? Oh, Bertolazzo Andrea, vincitore delle gare provinciali di lotta. Con la vita? No, lotta greco-romana. Bravo, figliolo, tieni sempre alto il nome del paese. Bravo. Beh, vogliamo cominciare con la cerimonia, così prego, poi noi... Prego, prego, un momento ancora, no? A nome di tutte le donne del paese, la prego voler consegnare il giglio d'argento a colei che fra tutte maggiormente si è distinta per la sua bontà. Ed ecco qui la più pura, la più casta di tutte le fanciulle. La perivendola? Quella la conosco anch'io. Si tratta da fare anche con me. No. Sì. Ma scusi, dottore, lei la conosce? Ne ho sentito parlare. È mia figlia. Oh, che bravo, che educatore. Grazie. Tieni, bambina, il giglio, simbolo della tua purezza. La formula, la formula. Prometto di continuare sempre a comportarmi così come mi sono comportata fino ad oggi. E potrò così dimostrare di aver meritato questo premio di cui so di non essere degna. Modestissima. Sì. Perché tutte le ragazze di questo paese, da questo lato, sono migliori di me. Prendo la residenza. E adesso, dottore, se vuole iniziare il suo discorso, noi siamo pronti. Sono arrivate anche quelli della radio. Bene. Vogliamo cominciare? Cominciamo. Benissimo. Già, il discorso è d'uopo. Ah, non subito. No, dicevo è d'uopo. Appunto. Prego. Cittadini, in questa giornata si presenta così questa giornata, l'America... L'America, bravo, 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 bravo. Questo giovane popolo che ti guarda, ti dice ti amo, ti dice, e ti porta gli aiuti, gli aiuti, gli aiuti. Gli aiuti. Bravo, bene, bene. Ehi, giovanotto. Dice a me. Ci vuol molto per Vallecchiana? No, no, è qui a 500 metri. Ah, sa se è avvenuta una cerimonia da quelle parti? Sì, sì, ho visto un mucchio di gente in piazza. Oh, ma è tutto finito da mezz'ora, eh? Tutto finito da mezz'ora? Tutto finito. Ah, grazie. Prego, prego. Già, hanno fatto senza di me. 5 gomme scoppiate, la frizione che slitta, un paracarro preso in pieno, che figura con quelli di Roma. Amore, tesoro, finalmente ti ho ritrovato. Ma che cosa ti era successo, caro? Ma lei si sbaglia, signorina, che cosa vuole da me? Andiamo, dottore, oggi quando stavamo dietro il pagliaio mi conoscevi e come? Ma mi lasci tranquillo, la macchina qui tutta rovinata, la prego, vada, vada, signorina. Sì, sì, e io che credevo che prima, durante la premiazione, quando hai fatto finta di non conoscermi, l'avessi fatto per gentilezza. E invece signorina, è stata la festa che ha battuto lo santo. Ma quale festa? Quale santo? La prego, vada, vada. No, no, che non ti lasci andare via. Guarda, tesoro, guarda che cosa ho trovato. Ma cosa c'entrano le pere? Ma voglio un bacio con queste pere. Ma cosa c'entrano i baci con le pere? No, ma no, mi lasci, no, non andare, tesoro. Signorina, voglio un bacio, prego, prego, signorina, voglio un bacio. Vittorio! Lia, cosa fai tu qui? Cosa fai tu qui con un'altra donna? Ma è una pazza questa, la prego, no, signorina. Basta. Lia, aspetta, no. Lia, no. Ma mi lasci? Ah, mi mandi via. E va bene, me ne vado. Ma ricordati che chi la fa l'aspetti, chi colpisce, ferisce e ride bene, chi ride l'ultimo. Matta! Oh, hai sentito? Lia, ti devo spiegare! Lia! Ragazzi, siete stati assai cortesi, è ora di tornare su nel cielo, è qui che gli sposini sono attesi, è questo il piccolo hotel. E Giove certamente qui in agguato per acciuffare al volo l'occasione, ma io da questo istante ho cominciato l'operazione Juno. Dai, dai, Juno, eccoci.
che gli farò. Ho il cuore in paradiso. Dai, dai, Giuno, vai, vai, Giuno. Se con la sposa tete a tete lo vedrò, si sveglia in paradiso. Dai, dai, Giuno, vai, vai, Giuno. Invocherò, dai, dai, la buona sorte, dai, dai, e picchierò, dai, dai, sul mio consorte. Dai, e penso a come punirò il seduttore. Ho il cuore in paradiso, dai, e sento, dai, il paradiso in marito. Sì, per cortesia. Ecco, dica all'avvocato quando rientra che mi telefoni, ma urgentemente, la prego. Grazie. Se non sbaglio, lei è la signora Santori? Provvisoriamente. Mercedes d'Altavilla. Molto lieta. E la signora è la mia cara amica Gisella d'Arborio. Piacere. Signora, sono veramente lieta di conoscerla, per vedere da vicino com'è fatta una donna felice. Ma io non sono felice. Francamente non la capisco. Qualunque donna sarebbe felice di stare vicino a un uomo come suo marito. Ah, non lo metto in dubbio. Infatti, qualche ora fa ne ho vista una che gli stava molto vicino. Troppo vicino. Ed è per questo che l'ho piantato. L'ha piantato? Oh, signora, dia retta a me che ho più esperienza di lei. Cerchi di far pace con suo marito. Ma certo, signora. Possibile che non senti il desiderio di rivederlo? No. Sento solo il desiderio di vendicarmi. Ragione di più per far pace con lui. Mi creda, signora, per noi mogli il modo migliore di vendicarsi di un marito è quello di restargli vicino. Signora, da come parla mi sembra di capire che anche suo marito... Mio marito? Amanti a migliaia. E lei non fa nulla per fargli cambiare sistema? Altro che. Ogni volta che lo sorprendo con una ragazza, scenate terribili, alla fine delle quali mi promette sempre di cambiare. E cambia? Sì. Cambia ragazza. Abbiamo 3300 ragioni per dire anche noi, gli uomini, che mascalzoni. Ognuna di noi è sposa esemplare, fedele custode del suo focolare, paziente pilota del clan familiare. Ma in cambio quel vecchio furfante che fa? Si cerca un amante. Ah! Ma che cosa troveranno i mariti degli amanti che mogli poverine non abbiamo? Qual nuovo irresistibile richiamo? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? Io domando per favore questi amabili signore che si gettano sull'uomo che sposiamo, che cos'hanno che noi mogli non abbiamo? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? Io son certissima che non sanno fare il caffè. Scommetto ciò che vuoi tu, che non sanno fare il ragù. E sono pronta a giurar che neanche sanno parlare. Ma che mai sapranno far? Per riuscire a rimediare un marito da sposare, io soltanto sano e quanto fatichiamo. E poi loro il subaffitto lo cediamo. E voilà, e voilà, e voilà. Ma cos'hanno queste tali che i mariti più normali li trasformano in falene nella notte? E poi a casa ridiventano marmotte. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa?
ecco il fatto stravagante, che il marito che ha un amante, dal barbiere in panni caldi e crema indugia, mentre a casa sembra sempre una grattugia. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? Si fa le unghie curare, i peli al naso tagliare, si veste tutto stile con gli spacchetti d'etre, e per nascondere l'età la cura ormonica fa. Ma che si lusinga fa! Come mai questi mariti, nei locali più graniti, con le manti sono gli assi delle zampe, e poi a casa gli si ammosciano le gambe? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? Ma cos'hanno questi amanti per coprirsi di brillanti che sfavillano lontano mille miglia? E noi mogli solo fondi di bottiglia. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? Questi amanti cosa avranno se si comprano ogni anno un mantello di visoni platinati e alle mogli quattro gatti spelacchiati? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? Per loro c'è Nis e Can e noi si va Melenian. Per loro comprano gli yacht e a noi ci mandano biot. Per loro l'Alfa Tranlus e noi si va Feribus. Porco Can che gran nervus! Mogli subito all'azione, c'è una sola soluzione per poter neutralizzare questi mostri. Diventiamo gli amanti dei mariti nostri. E chissà, e chissà, e chissà. Diventiamo gli amanti dei mariti nostri. E chissà, e chissà, e chissà. Diventiamo gli amanti dei mariti nostri. E chissà, e chissà, e chissà, e chissà, e chissà, e chissà, chissà. Oh, la mia cara mogliettina, finalmente t'ho trovato. Eccolo. Ah, sì? Beh, io vado, non voglio assistere a scene familiari. Aspettami. Amore, pensavo che t'avessero rapita, mi hai lasciato là tutto solo, via. Solo? E quante donne ti ci vogliono perché tu possa sentirti in compagnia? Quante? Ma quali donne? Bambi, bambi, non ti capisco. Cara amica, permette che parli io a suo marito. Giù, andiamo su, giù, fa freddo. Cara, perché non mi presenti la tua amica? Ma non c'è bisogno, io lei già la conosco. Di nome e di fama, ma soprattutto dalla descrizione che mi ha fatto sua moglie. Lei piuttosto non sa il mio nome. È la prima volta che ho il piacere di vederla, signora. Mi chiamo Mercedes d'Altavilla. Mercedes, come la moglie di Fangio. Ma la moglie di Fangio non si chiama Mercedes. Si vede che lei non legge i giornali, c'è sempre scritto Fangio su Mercedes. Io salgo, vado in camera mia. No, rimani, cara, te ne prego, rimani, su. Parlerò io al signore. Ho qualcosa da dirgli a quattro occhi. Non pensa che in tre si possa parlare meglio? E poi faremo una canasta, sì, magari. Il consiglio che posso dare è solo questo: dimenticare ogni cosa e dare un bel bacio alla mogliettina. Quale delle due? Cosa? Quale delle due guance devo baciare? Risparmiati questo dubbio, caro. Nessuna delle due, anzi, vattene. Brutta, perfida. Signora, adesso è lei che esagera. In fondo si tratta solo di una sciocchezza. Sì. Lei è già fortunata ad avere un marito simile. Glielo dica. Signora, cerchi di fare la pace con suo marito. Sì, dopo quello che ha fatto. Ma che cosa ho fatto, ciliegina? No, signora, vedrà che con suo marito sarà felice. Io del resto sono anche indovina. Mi faccia leggere la sua mano. No, grazie. Perché non legge quella del mio caro marito? È una mano morta, signora. Per evitare ogni pericolo non c'è che un mezzo. Ce lo dica subito, signora. Perfezionare al più presto il rito del matrimonio. Adesso sì che ha detto una cosa giusta. Hai sentito? Guarda che se lo dice lei. Sì, marito e moglie, dopo quello che hai fatto. Ma cosa ho fatto, signora? Io mi arruolo nella legione straniera, sì. Ma no, ma non faccia così. Avanti, su, l'abbracci, la baci. Ma un po' di iniziativa, via. Lei proprio non ci sa fare. Un tempo non dicevi così? Avanti, su, le dia un bacio. Le devo dare un bacio? È proprio lei, signora, che lo vuole. Ma certo, ci tengo moltissimo alla vostra unione. Non vorrei che poi venisse a dire io scherzavo. Oh, no. Me lo metta per iscritto. Oh, Vittorio, non hai proprio voglia di far la pace? Che bisogno c'è del consenso della signora d'Altavilla? Ma certo che c'è bisogno del suo consenso. Perché? Perché la signora non è soltanto la signora d'Altavilla. E chi sarei allora? Lei è la saggezza in persona. Oh, grazie. Allora la saggezza vi dà il consenso. Allora vado. Certo. Non si muove. No.
Oh, mio Dio, ma che cos'è un bacio questo? Siamo poveri, signora. Ma più energia, più calore. Ah, si vede che lei è un marito novellino. Lei dovrebbe fare come faceva mio marito con me, ai vecchi tempi. Ai vecchi tempi? Allora mi butto. Sì. A richiesta della signora d'Altavilla, eseguirò il bacio alla vigliacca. Oh, così va bene. E adesso su, presto, non perdete tempo. Lei prenda in braccio la sua mogliettina e via, via verso il finalmente soli. Ah, come sono contenta. Ah, chi lo dice, signora? Me ne vado con il mio dolce fardello verso la felicità. E il merito di chi è? Tutto suo, delinquente dell'altro mondo. Oh notte, oh magica notte, accogli nel tuo grembo misterioso gli amori onesti di questa giovane coppia e anticipa la tua venuta nel cielo, perché il fato si compia al più presto, secondo i miei desideri. Ciliegina, sì. Siamo arrivati. Oh, bambina. Come ti senti? Ho il cuore in paradiso. Oh, dolcezza. Tesoro, è una mia impressione o si è fatta notte in un momento? Deve essere colpa dell'atomica. Siedi, cara. Vitti, t'ha detto niente la mamma? Eh? T'ha detto niente la mamma? Perché vuoi farmi diventare rosso? No, perché sai, a me l'ha detto. Ed è una cosa che ti fa piacere? Oh, certo! Dai, su! Tesoro, ma cosa hai capito? La mamma aveva chiesto se poteva venire a passare una settimana qui da noi. Una settimana? Una vita, piccina. Grazie, amore. Sei generoso. Che afafa. Eh? Che afafa, che caldo. Tesoro, se vuoi toglierti la giacca, non fare complimenti. No, diceva te, con tutta questa roba. A meno che tu non abbia associazione a spogliarti in mia presenza. Pussi, come se fosse la prima volta. Pissi, che dici? Ma sei mai visto 300.000 volte in costume da bagno? Ah, già, non vedo l'ora che passi l'inverno per rivederti. Che c'è, caro? Un po' di sonno. Tu non hai sonno? No, affatto. Io ho un sonno. C'è lui qui seccatissimo, sta pensando, a che serve? Sai, amore, l'idea del letto matrimoniale mi ha sempre fatto uno strano effetto. Oh, figurati a me. Mi sono sempre chiesta, in quel letto così grande, grande, da che parte dormirò? Ma di che cosa ti vai a preoccupare? Di che cosa ti vai a preoccupare? Lanceremo una monetina in aria e ci giocheremo il campo. Ah, non c'è bisogno, tesoro. Io dalla parte destra ho sempre dormito benissimo. Già, io sono mancino. Mi troverò bene a sinistra. Il telefono, amore. Rispondi, amore. Può essere importante. Caro. Pronto? Giove! Giove, pronto, Giove, parla a Mercurio. Come ha detto, scusi? Ho detto Giove, parla a Mercurio. Ah. Sì, senti, senti. Ma che vuoi, proprio in questo momento? Siamo nei pasticci. Tu, forse. Io...
tutt'altro. Reggiti forte! È arrivata sulla terra Giunone! Chi? Giunone! Ah, Giunone! Ma sì, ha saputo che il dottor Santori sei tu! Sì! Vuole sorprenderti! Oh, bada, È armata! Chi? La nave! Tesoro, chi era quel tuo amico, l'ex sottosegretario alla Marina? Barabino di Genova. Io vado, Ma tesoro, cosa vuole? Non sarà mica questione di vita o di morte? Ma sei incagliata la draga. Vado. Oh, tesoro, ti prego, torna subito. Pochi minuti. Ciao. Uffa, com'è difficile la scena della moglie. Più difficile la scena del marito. Buonasera. La signora Santori, per favore. La camera numero... Quello l'ho già visto in qualche posto. Sentiamo. Piano. Su, sveglia. Tesoro, sei già tornato? Ma come hai fatto presto? Che bravo che sei stato. Amore, credevo che tu fossi in collera con me. Pussi, e quante volte dobbiamo fare la pace? Quante volte la pace? Tesoro, che c'è? Sei così cambiato. Sei diventato un altro uomo. Un minuto fa eri così ardente. Un minuto fa? Ma io un minuto fa qui non c'ero. Ah, lo so, tesoro, neanch'io ero qui. Eravamo tutti e due al settimo cielo. Dopo quel bacio. Dopo quel bacio? E dopo questo baciamento, che altro è accaduto? Che afa fa? Che afa fa? Sì, tesoro, che caldo. E mi volevi anche spogliare. E dopo questo spogliamento, dimmi. Ha squillato il telefono. E anzi, adesso lo vado a staccare così non ci disturba più. Vero, amore? Ah, ho capito tutto. Tu eri stanca dalla cerimonia, dagli invitati. Ti sei addormentata e hai sognato tutte queste magnifiche cose che adesso noi faremo veramente. Pussi. Ed ora, eccoci finalmente veramente soli. Sì. Mascalzone farabutto! Ma signora, dici a me. Ah, mi dai del lei adesso. Ma stavolta ti ho pescato e la paghi per tutte, sai. Ma scusi, signora, ma cosa le salta in testa e cosa vuole qui dentro? E me lo domanda pure. Ma lo sa o non lo sa chi è quest'uomo? Certo che lo so, è mio marito. Suo marito. Mio marito, purtroppo. Ma come? Ma allora tu sei bigamo. Ma che bigamo? Ma non dar retta a questa pazza. Oh, pazza a me. Già. Adesso ti faccio vedere io, sai. Adesso capisco perché poco fa non ti ricordavi. Mi confondevi con lei, Svergognato! Ma ditemi che siete impazzite, ditemi che sto sognando! Sta sognando! Adesso ci penso io a svegliarti! Oh, sì, caro! E oggi pomeriggio vale Chiara con quella ragazza! Sognavi, Sognavi! Sognalo! Basta! Ma me ne vado! E dove vai? Torno da mia madre! Ah, sì, e come ti trovassela così con tua madre! Ma mi lasci passare! Ma dottor Giove! Eccolo, papà, è lui! È lui? Sì! È lei l'infame seduttore che approfitta di una ragazza semplice e pura come mia figlia? Tenga! Ricominciamo! Ma come si permette? Ma lei chi è? Cosa vuole? Ma loro piuttosto cosa vogliono? Ma la sua moglie! Benissimo! Anche bigamo! Basta! Impazzisco! Ma chi è questa ragazza che mi trovo sempre tra i piedi? Quella che hai sedotto e abbandonata il giorno delle nozze! Ma chi? Ha sposato pure lei! Trigamo! Ma questo è un manicomio! Andrea, amore mio, vieni qua, caro, vieni! Ma complimenti! Tale il padrone, tale il segretario! Ma lei chi è che si permette di schiaffeggiare il mio fidanzato? Ma lei è la fidanzata! Benone! E io sono la moglie di questo cosciò! Benissimo! Avevi un fidanzato, non mi hai detto niente! Come? Vieni! Lasciatemi! Mio. Lo sa proprio bene! Vieni! Hai visto? Tutto per colpa tua, in che condizioni mi hai messa? Tieni! Ma tu chi sei? Ma va al diavolo! Ehi, hey, tu! Cosa c'è? Come ti permetti di schiaffeggiare il tuo padrone? Ma guarda un po'! Fennedotti! Mane coldi, lussuriosi, cucainomane! Ma lei chi è? Chi sono io? Il commissario Cucurullo, ce ne spiace? Ce ne spiace? Ma come si permette? Zitto! Con quella faccia le schiaffe! Ehi, lei, infatti, come sta? Silenzio, mezza gattuccia! Lei non sa chi sono io! Papà Natale? Ma la femmina siete! Tutti arrestati, tutti dentro! Giù la gradecola! Ma che lo fai? Col commissario Cucurullo non si scherza! Arrestati per schiamazzo notturno
e violenza guanciale. Me spiego? Me spiego? Sono sempre io, Giove. Questo Giove è un discolo. Una la fa e l'altra la pensa. E anche per questa notte gli sposini, separation. Sì, pario blindato. Ma guardate la trasformazione, signori, con 200 lire. Signori avranno capito, io sono Giove, che mi sono trasformato così per seguire la coppia dei sposi e non permettere loro di fare le parole incrociate. Non so se mi spiego. Mi piace lì e sarà mia, come diceva il poeta. E se non ci riesco stavolta, sono un bel coniglio. Oh, dimenticavo, i coniugi Santori e compagni sono stati poi liberati dal carcere e partono tutti per Parigi. Oh, Paris. Mercurio! Ehi, Giove, Giove, un momento, un momento. Torno subito, Marianna. Giove, Giove, ehi là là, ma come ti sei combinato? È l'amor che mi ruino, e davanti a una passione senile giù il cappello o sulla visiera, caro Mercurio. Che bello. Mercurio ti deve dire una cosa. Cosa c'è? Tu m'hai rotto le boîte, come dicono i francesi. Cosa hai detto? M'hai rotto le boîte, come dicono i francesi. Io ne so, ne so. M'hai fatto venire in giù dell'Olimpio. Mi sbaglio? No, no, è vero. Parti subito, vieni, andiamo. C'è una donna che è un fenomeno. Non c'è il tempo di dare i resti, partiamo. Arrivo sulla faccia della terra, mi dai l'indirizzo. Questo è l'indirizzo, vai da questa signora e fai l'inaugurazione. E tu ci sei andato? Vado là, vado là. Tete d'entrata mi sento fare dietro la schiena. Boom! Mi volto, l'era un frugolino alto così, simpatico. Bene. Con la frangetta. Questa mi fissa un po' un deliride. Mi fissa un deliride. Oh. Della pallina degli occhi. Ah. E poi mi fa, pussi. Cosa? Pussi a me, che so solo io la lavanda alpina che adopero. Mercurio, m'hai rotto le boîte? Ah, che bello. Ma guarda però che il dottor Santori e sua moglie viaggiano lì, nella stessa cabina. Lo so, è per questo che mi sono trasformata così, per essere in stupido. Sì, però in questo modo salta per aria il tuo piano, vero? Perché? 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 Perché il dottore coglie il frutto prima di te. E io lo sai cosa faccio? Cosa fai? Lo sai cosa faccio? Cosa fai? Mentre il dottor Santori è lì che sta per cogliere il frutto che fa così, io ci vado dietro e ci me lo incalcio lì, dove la schiena cambia nome e cognome, che te lo raccomando. Ma andiamo. Mercurio, m'hai rotto le buone. Ma andiamo, Giove, ma te ne accorgi almeno che razza di stupidaggini stai dicendo? Mercurio, abbassa il tuono. Non mi va queste tue frasari ardito. Ma perché? Non fare il dritto con me. Ma... Ricordati che quando tu nasevi, io avevo già una punta d'ernia, lo sai? Ma Giove, basta, andiamo. Abbassa il tuono. Come? E non gridare. Un po' di rispetto almeno per il binario morto, no? Cos'è? Andrea. Senti, Andrea, ma questi giornali te non adesso vado, vai tu che... Mercurio, cosa ho visto? M'hai portato la Marianna. No. Bravo, questo è essere indipendente in gamba. Bravo, Mercurio, m'hai portato la Marianna. E questa è amicizia. Tu hai pensato, io ci porto la Marianna al mio padrone. Così se il mio padrone non riesce a battere in chiodo da una parte, batte una broca dall'altra. Bravo, Mercurio. No, padre Giove, guarda, le cose non sono propriamente così. Perché la Marianna l'ho portata per me. E me lo dici così tan birbatan. Beh, come lo devo dire? E io dovrei farti di candilabri. No. Io sarei le besurche di spondi la luce blu, tango. No, grazie, Mercurio, ci procurerò anche le pere. No. Mi scusi, fai schifo. Dell'Olimpio faremo il burderò. No, aspetta, Mercurio, padre, sei visido, vai. Sparisci per 24 ore, visido. Ma dove vai. Adesso? Scusi, signor conduttore. Signorina. Scusi, signor conduttore, a che ora arriva questo treno a Parigi?
Allora, di ieri a quest'ora, né più tardi né più a buon'ora. Grazie dell'informazione. È la prima volta che va a Parigi? Ah, sì, è la prima volta. Sono così emozionata. Si vede dal cappello. È bella Parigi, oh, vero? È una città afrodisiaca e tintaculare. Ah, sì? E la gente com'è? Oh, sono quasi tutti francesi. Chissà quante luci. Oh, è pieno di luci, pieno di lampadine, c'è la luce al nylon. Ogni tanto salta la valvola, sa com'è. E chissà quanta bella roba. Oh, a Parigi c'è tutto, tutto. Pensi, in una città così grande manca una sola cosa. Andovini, la frutta. Manca la frutta? Proprio la frutta? Oh, che peccato. Penso che i signori avranno capito dove voglio arrivare. Cara, io vado a sistemare i bagagli. Tu occupati dei nostri biglietti. Conduttore? Signora, le ferrovie sono ai suoi Scusi, ordini. Scusi, per cortesia, ma ci deve essere uno sbaglio. Io ho chiesto il 5 e il 6 e invece mi hanno dato l'11. 5 e 6 quante fa? 11. Se la grammatica ne è un pignone. Come gioco di parole è divertente, ma vede, l'11 è un singolo e io viaggio con mio marito. Suo marito? Sì. Quel signore lì è suo marito. Bel matrimonio ho fatto, mi scusi, sa, bel matrimonio. Ma come sarebbe a dire? È la prima volta che ci viaggiano del vagone letto insieme. Beh, insomma, io sono in viaggio di nozze. In viaggio di nozze? Belle vittima, signora, mi perdoni, sa, belle vittima. Vittima? E perché? Cara signora, io quello lì lo conosco. Potessi parlare. Signora, l'avrò servito una ventina di volte in su questa linea, suo marito. Lo sa come lo chiamano? No. Il terrore della Reggio Calabria a Parigi. Il terrore della Reggio Calabria? Ma io non capisco. Capirà il primo urlo. Urlo? Potessi parlare, signora. S'impressiona? No. Parlo con d'una donna, Io ci dico le cose come stanno. Signora, lei si è sposata con un lupo. Suo marito è un lupo. Quando cambia le luna, suo marito ulula. E scommetto che c'ha anche la coda. Oh, Dio mio, ma si spieghi meglio, per cortesia. Potessi parlare, signora. Signora, l'ho vista ieri notte dalle parti di Bardunecchia. Eravamo in viaggio. Suo marito era nel corridoio e mi ha guardato così. Poi ha cominciato a fare... Poi le è saltato fuori del finestrino, si è arrampicato sul vagone... Poi le è rientrato dentro... Le è una specie del dottor Jekyll. Oddio mio, Vittorio che fa l'urlo del lupo, ma non è possibile. Deve vederlo quando fa gli animali di cortile. Eh? Gli animali di cortile, l'ho visto io. L'ho visto fare la gallina, se ne nero, la pupottamo. Poi deve vederlo quando fa la tartaruga innamorata. Da mordere. Faceva così, guardi. Lia! Sentito? Si allena. C'ha paura? Tanta, mi aiuti lei, la prego. Stia tranquilla, signora, sa cosa facciamo? Io ci do una singola, sì. Non ci faccio pagare la differenza. Sì. Lei si chiude dentro fino a Parigi, sì. Chiusa dentro bene. Sì. Poi passo io e ci porto la minerale. Grazie. Lia! Vengo, caro, vengo. Vada. Mi aiuti lei, la prego. Vada, Giuliva, vada, vada. Conduttore? Giunone, mia moglie. Questa se la fa a piedi. Scusi, conduttore. Signora, ha una cabina libera per Parigi? Mi dispiace, signora, tutto è occupato. Tutto occupato? Sì, signora. Ma com'è possibile tutto occupato se è un treno che nasce qui? Nascerà qui e io l'estetrica non l'ho ancora vista. Oh, avanti, tu non faccia tanto lo spiritoso. Ci trovi questo posto? Ce lo trovo se non ci dà fastidio il fumo. Ma no, che non mi dà fastidio il fumo, che domande. Ti dà fastidio il fumo? A me no. Allora le sistemerò sulla locomotiva. Oh, senta, conduttore, non scherzi, per piacere. Io ho assoluta necessità di partire. Mi devo trovare a Parigi con questo treno, assolutamente. È una cosa grave. Gravissima. Di capitale importanza. Altro che. Ho capito. Allora il posto? Non c'è. Ma se lei fosse disposto a favorirci, noi potremmo regalarle 10.000 lire. Signorina, questa è corruzione di un pubblico funzionario. Non è bello quello che sta dicendo. Non si corrompe un uomo in divisa. Senta, facciamo 20.000. Questa è già meno corruzione. 30.000. Adesso non c'è più corruzione. Allora il posto? Non c'è. Ma come si fa? Ma questo è veramente un guaio, sai. Prendiamo l'aereo. Brava, è la soluzione migliore.
Così faremo a meno di questo screanzato conduttore. Non abbiamo bisogno del suo letto. Va di là, signora, che una bella brandina ci starebbe bene. Noi voliamo. Prenda un disco, vada. Signore in vettura, si parte. Questo giovane doppio petto è davvero un frugoletto. Guarda un po' che ti combinano sopra questa litturina. La Mariana è senza pere e Marcurio sta a vedere. La mia coniuge Giunone l'ho sbattuta in aviazione. I due coniugi Santori, uno è dentro e l'altro è fuori. E a Parigi, miei signori, ve le dico addirittura, mi vedrete con dei boffi, ma è un'altra truccatura. Si parte! Arrivederci! Parigi, città dai cieli bigi, però girarla non è affatto facile, e allora sai che farò? Ragguagli domanderò alle guardie di città che è molto chic chiamare Flick. Hey Flick! Oui, mademoiselle. S'il vous plaît. Oui. Dove ho vide la paix? Dove la paix? Dove i suoi brillanti vende quartier? A gauche, a gauche, a gauche. S'il vous plaît. Oui. Dove Champs-Élysées? Champs-Élysées. Voglio profumarmi tutta Garlin. A droite, a droite, a droite. Come vengo, pan? Da Pigalle a Montparnasse. Come vengo, pan? Fino a Saint-Germain-des-Prés, ma sempre a piedi. S'il vous plaît. Oui. Dove rue Rivoli? Rivoli. Con i cappellini più dormi qui. A gauche, a gauche, a gauche. S'il vous plaît. Oui. Dove rue des Passy? De Passy. Voglio una toilette di Schiaparelli. Ici, ici, ici. S'il vous plaît. Oui. Dove place de l'Alma? De l'Alma. Voglio una pelliccia Balenciaga. Là-bas, là-bas, là-bas. Ma Dio, mon Dieu, quante, quante tentazioni. Ma dato che c'è l'argent che fa la guerra, fai niente a faire. S'il vous plaît, comprate a volontà. È un omaggio della grande Marie. Merci, merci, merci. De rien, de rien, de rien. Très bien, très bien, très bien. Thank you.
Probabilmente sei è già qui. Finito lo spettacolo? E tu hai finito di gironzolare di qua e di là? Ma ti devo cercare ancora il dottor Santoni. Oh, no, adesso ti prego, Andrea. Vai no, in albergo e aspettami là. Ma perché devo stare fammi sempre questo sola, favore, stai vai in albergo. Ci vediamo dopo, no? Senta, per favore. Ah, Mercurio! Cosa fai tu qua a Parigi? Ma c'è anche Giunone. Oh, povero Olimpo. Altro che povero Olimpo. Con due gentiluomini come te il tuo signor padrone. E adesso basta, sai. Dov'è Giove? Chi lo sa? Quello continua a trasformarsi in maniera tale che nemmeno io riesco a trovarlo più. Non mi meraviglierei che si fosse trasformato in Apache. Uè, chi te l'ha detto? La chiromante. Allora è vero. Oh, no. Hai visto? Andiamo in quel bar. No, vieni, non è lì. Adesso ti dico la verità. E dov'è? Se aspettiamo che tu dica la verità. Dov'è? In hotel. In hotel? Quale hotel? Hotel... Perocché. Al Perocché, andiamo. Adesso ci accompagnerai, Allora, ricordo che era... oblige, mi profumo con l'arpège, mi vesto da Schubert. Sono il cambron dei bassi fondi di Paris, e a chi mi insulta ci rispondo io merci. Non è paura, nemmeno della ghigliottina, di fatti alla mattina, la barba mi ci fa. Pour la vache, je suis la pache, lo vedete dei mustache, ho il coltello dalla poche, delle guardie je m'en fiche de tout le monde. Sono noto come il Zalamor dell'avventura, e infatti sono Zalamor, ma di paura. Volevo andare in Indocina per aiuto, i russi l'hanno saputo e la pace si fermò. Ho una donna, Georgette, che per me batte il trottoir. Lei mi chiama Gigolette, io ci soffro, ma che far? Son jolie e mi fa pagare. Con ogni donna, da Marlena Miriam Bru, lo sguardo mio funziona come passepartout. Ed incendiario, al punto tale che ogni notte mi segue l'autobotte dei vigili del fuoco. Sono la fascia più mondano, ho l'occhiaio bleu marin, sto di casa al terzo piano, prima stavo al pian terrain, de salute stago ben. Se starnutisco fa tremare un grattacielo, con una sberla butto giù la Treifel. Però la vera forza mi è statuta nei garetti, so dare dei calcetti, figolini tutti qui. E se la ronda viene qui a saldare il trotto, sono sempre pronto, prontissimo a scappare. Giorgio, resti con me stanotte. Je suis seul ce soir. Poi tu non mi sei fidèle. Come? Anche ieri sera nella strada un bruto voleva farmi sua, ma io mi sono messa a correre. E l'hai raggiunto? Gio, vuoi fare il quarto? Alla bellezza? Oh, dai. Quasi no. Voglio farvi piangere. Di tu levati, quello è il mio posto. Va bene. Joe, oh. Dopo quello che è successo fra noi l'altra notte, me la regali un'automobile? Preferisco regalarti un brillante. Perché? Hai mai visto delle automobili false? Vittorio, hai visto quel tipaccio? Amore, quante volte ti devo ripetere di non impressionarti? Ce l'hanno detto anche in albergo. Gli Apache sono delle bravissime persone, fanno così per spaventare i turisti. È colore locale. Sarà tesoro, ma io non sono tranquilla. Amore mio, non essere provinciale, poi non ci sono forse qua io. Sì, tre donne, tre re, tre assi, quattro assi. Ehi, ragazzi, qui qualcuno bara. Madame, le couteau. Ah! Oh! Vittorio, hai visto quel tipaccio? Ha coltellato quell'altro. Ho visto, è colore locale. Sciocchina, non avrai per caso paura, no? Continuiamo col morto? D'accordo. Andiamocene via, ti prego. Vuoi ritornare in albergo? Sì. Cameriere, il conto. Di Gio, ti vedo distratto. Mi interessa quel tavolo là-bas. Perché? Les Italiens. Les Italiens. Les Italiens. Adesso li vado a provocare. Se reagiscono, li impacchettate e non se ne parla più. Sarà? Les Italiens.
Ali morte. I signori se ne vanno? Tornano alla maison? C'è la mamma che aspetta? Ma che c'entra? Belle. Belle. Colore locale, cara. Qua? Colore locale. Ah, avevo capito. Sì, ma che mi viene il conto? Oh, ma che bella. Che bella cravatta. Le piace? Sì, le fai il piede piccola. Sì, l'ho provocata. A me viene il conto. L'ho provocata. Che ce li fa? Ma perché la guarda? Che ce li fa? Perché la fissa? Pourquoi? Perché la fissa? È forse proibita la fissione? Imbecille! Imbecille moi! Mi ha provocato! Ma date l'imbecille! Lasciatemi! Lasciatemi, lì! Mario! Via, lasciatemi! Madame! Marche! Avancez-le! Allez là! Vous avez peur? Un peu. Quoi? Un peu. C'est de goum, regardez goum. Signora Pache, cosa succede a mio marito? Rien de tout, madame. È tutto un trucco. Lo facciamo per divertire le turiste. Ça se parie, madame. Sì, cosa vuole che io creda a questa messa in scena? Io chiamo la polizia, sa? Già fatto. Voilà, il polizia di service l'accompagnerà all'hotel. È tutto regolare. Vero, mon flic? Certo, Job. Prego, madame, il taxi è lì che aspetta. Signora Pache. Madame? La prego, mio marito. Suo marito? Suo marito fra mesere sarà fra le sue candide braccia. Grazie. Prego. E adesso, transformation. Minerva, a te. Allô? Allô? Sì, le Chat Noir? Ma come non risponde? Controlli, verifichi, certo. Ma come no? Lia, Lia mia. Amore, caro, com'è andata? Quei delinquenti. Sì? Gli Apache volevano uccidermi. No. Sì, li ho distrutti a schiaffoni. Oh, davvero? Oh. Oh, tesoro, è tutto questo per me? Sì, per te. Sei un eroe, Vittorio. Oh, Giovi. Ah, ed ora, caro, finalmente soli. Sì, finalmente soli. È la ventesima volta che lo diciamo. E per la ventesima volta ti voglio ripetere la fatidica frase. Andiamo di là. Sì, oh, tesoro, ma ce l'hanno proprio con noi, eh? È Cupido. Cupido che forse ci odia. Fai presto, caro. Giove, ancora Giove, tu. Sì, guarda che sta... Ancora no, tu, ma... tu sei d'accordo con Giunone? No, ma... Sì, ti sei venduto. Ringrazi il cielo che rispetto la divisa. Andiamo, Giove, non scherzare, sta arrivando. Chi? Giunone? No, il marito. Ma non è possibile. È possibilissimo, è stato liberato dagli Apache. E se a quello non succede un incidente, fra pochi secondi è qua. No. Sì. Allora, non ci rimane che Giovanni Sebastiano Bach. Cos'è? La fuga. È vero. Andiamo. Andiamo, andiamo. È qui. Scusi. Ma chi è lei? Che cosa fa qui? Che cosa faccio qui? Io sono in camera mia, signore. Vorrà dire in camera mia? Infatti, che cosa ho detto? In camera mia. Allora, scusi, forse nella fretta avrò sbagliato numero. Ma no, è il 415. È la mia. Telefoni pure al portiere e le dirà che il 415 è la camera del dottor Vittorio Santori. Appunto, via. Ma lei scherza. Il dottor Vittorio Santori, fino a prova contraria, sono io. Lei piuttosto chi è? Sono la prova contraria. Cosa? Lei vorrebbe sostenere che... Ma un momento, mi lasci guardare. Lei ha il mio stesso vestito, la stessa cravatta. Porta anche il fiore all'occhiello come me. Ma c'è di più, lei mi assomiglia. I fratelli Branca. Verrebbe voglia di credere che esistano due Vittorio Santori. Due Vittorio Santori. Ma è ridicolo. Ma dica addirittura comico. Di Vittorio Santori non può esistere che uno solo. È logico, uno solo. Uno solo, unico. Già, unico. Io. Ah, la mia testa. Io da ieri vivo come in una continua allucinazione. Ah, ma allora tutto si spiega. Signore, lei è affetto da un terribile esaurimento. Sicuri, vada in Svizzera. Basta un giorno, lei guarirà. Ma mi faccia il piacere. Può anche darsi che io sia esaurito. Ma ciò non toglie che io sia sicuro di una cosa. Che cosa? Vittorio Santori... Sono io. Lei? Lei è uno che assomiglia talmente a me da non credere più di essere lei, ma a me. E invece? E invece, dato che lei non è più lei perché vuole essere me, accade che io, essendo me, divento lei. Chiaro, no? Ma se lei è me, io chi sono? Si informi.
Oh, la mia testa. Su, su, non si abbatta. Non si abbatta, adesso le faccio assegnare una bella camera, lei va a dormire, riposa tranquillamente e domattina si sveglierà pensando ad aver fatto un brutto sogno. Ma mia moglie! Oh, non si preoccupi per sua moglie, ci penso io. Oh, io non posso più vivere in questo stato. Vado all'estero. Oh. Pussy? Signora Santori. Lei, signora d'Altavilla? Signora Santori, bisogna far presto. L'uomo che sta per passare la notte con lei è mio marito. Ah, ci risiamo un'altra volta, eh? Signora, lo sapevo che avrebbe detto così, ma siamo arrivati al punto che lei mi deve ascoltare se vuole evitare guai peggiori. Ma cosa vuole che ascolti ancora, signora? Se le dicessero che Giove è sceso in terra, lei ci crederebbe? Ah, no, certo. Ecco, vede, allora come posso? Giunone! Giunone, in fondo al corridoio tuo marito e il marito della signora, vestiti uguali, sono identici. No. Sì. Ha visto, signora? Ecco la prova. Vada lei stessa a rendersene conto e se sarà convinta che ho ragione, resti con suo marito. Ma se sono identici, come farò a riconoscerlo? Signora, quello che verrà qui, quello purtroppo è mio marito. E adesso vada, vada. Signora, se le cose stanno così, io non posso che ringraziarla infinitamente. Presto. E adesso, Giove, a noi due. Che notte, ragazzi. Che notte, ragazzi. Amore, tesoro, perché mi hai lasciato qui tutto solo? Sono qui. Ah, bambina mia, sei un vulcano, altro che mia moglie. Ma cosa dici, caro? Tua moglie sono io. Se l'hai creduto, piccola ingenua. Lietta, devo dirti una cosa molto importante. Io non sono tuo marito. Ma cosa dici, caro? Tu sei mio marito e come? T'ho ingannata, fiorellino distrutto. Ascolta la grande rivelazione. Sono Giove. Ah, sì? Sei Giove? Allora senti, io sono Giunone. È anche spiritosa. Io sono Giove, io sono Giunone. Ah, bambina, bambina piccola, adorabile. Tesoro, senti, senti, tesoro, senti. Ah, dimmi la verità. Questa non te l'aspettavi, vero? Come non me l'aspettavo? Io sono Giove, no? So tutto. Però, Giunone. Sì. Sei sempre sorprendente. Oh, in quanto a questo, anche tu. Signora d'Altavilla? Oh, oh, signora Santori. Oh, grazie. Ma perché ha voluto scomodarsi? Le sono molto grata. Sono io che devo esserle grata, signora. Tesoro, tu conosci la signora, vero? Di vista. Molto lieta. Bella giornata, no? Sì, un po' calda. Sì, abbiamo avuto un'estate proprio strana, vero? Sì, un'estate veramente terribile. Che afafa. Beh, avete pensato a come chiamarlo? Oh, ma cosa dice? Su, via, che la letterina alla cicogna l'avete spedita, no? Perché voi no. Beh... in un certo senso. Come in un certo senso, signora Lia? Sì? Vuole usarmi una gentilezza? Volentieri. Perdona, cara. Oh. Lo chiami Giove? Giove? Giove, ma che razza di nome è? È bello pussi pussi un po'. La prego, non ricominciamo.
Non sentite? Cosa? Le cicogne stanno volando qua sopra. Hanno preso le letterine e le riportano in cielo. Arrivederci, Madama Cicogna. E la cicogna va, e passa e va, e vola e va. E dentro il roseo cestello che cosa c'è? Quel batuffolo che chiamano bebè. A chi somiglierà? Al suo papà. O da mamma? Comincia la più affettuosa curiosità. Il corredo sarà azzurro pure rosa. Là nell'infinito blu c'è un piccolo aeroporto lassù. Là una pattuglia c'è che vigila il trasporto, bebè. E le cicogne van, ma dove andran, ma che faran? Felici su tutto il mondo son di corvée. Per quel batuffolo che chiamano bebè. Bambini a tutto spian, trasporteran per gli italiani. E mille e mille citin per i turinesi. E dinamici bagai per i milanesi. Picciotti ai sicilian, trasporteran e sgancieran a mille guaglioni napoletani. E maschietti sfaticati per i romani. Ehi, cicogne di lassù, è tempo di volare qua giù. Ehi, sbrigatevi perché noi stiamo ad aspettare un bebè. A casa noi torniamo, vi salutiamo, vi ringraziamo ed il commiato finale di tutti noi. E tanti auguri a figli maschi pure a voi.